Si incontrano qui l'Atlantico e il Pacifico. Il primo navigatore portoghese che si è avventurato in queste acque dette alla punta che separa i due oceani il nome di Capo delle Tempeste. Il suo re, pensando al fiorente commercio con le Indie, lo battezzò Capo di Buona Speranza. È in queste acque tumultuose, all'estremità meridionale dell'Africa, che i subacquei della Calipso hanno incontrato un'interessante specie di pinnipede, un mammifero marino dalle pinne palmate, l'otaria da pelliccia dell'Africa meridionale, che si è meravigliosamente adattata alla vita acquatica. Sette marzo. Ieri, al largo del Capo di Buona Speranza, i nostri subacquei hanno incontrato tra le alghe giganti che circondano l'isola delle foche un'autaria da pelliccia dell'età di un anno. Abbiamo deciso di ritardare la nostra traversata dell'Atlantico in direzione dei Caraibi, in quanto il numeroso equipaggio desidera conoscere meglio questi animali. Forse vogliamo rivivere impressioni dell'infanzia, i circhi, il giardino botanico e la bella storia della foca Kotick del Libro della Giungla. Chiedo agli operatori e ai subacquei della Calipso di raggiungere l'isola delle foche, un'isola deserta in fondo a una baia, a est del Capo di Buona Speranza, dove vive una colonia di otarie. Durante due secoli e mezzo, la moda delle pellicce e l'uso delle lampade ad olio hanno causato un massacro di balene, di foche e di queste otarie da pelliccia, che da molti milioni di esemplari si sono ridotte a qualche centinaia di migliaia. A parte l'uomo, i soli nemici naturali delle otarie sono gli squali e le orche. Le otarie del capo vivono nei loro harem, governati dai dominatori della spiaggia, maschi dalla folta criniera che pesano più di 300 kg. Ogni anno essi compiono un lungo viaggio per ritornare poi alla loro isola natale. È qui che ritrovano la loro sovranità. L'accoppiamento ha luogo immediatamente dopo la nascita dei piccoli, concepiti l'anno precedente. Ciascuna femmina mette alla luce un solo piccolo del peso di 5-6 kg. Vivaci fin dalla nascita, i piccoli imparano a nuotare da soli prima in piccole pozze d'acqua e poi in mare. Trascorrono il loro tempo tra la siesta e i giochi con la loro madre. Presto indipendenti, la cercheranno solo per nutrirsi. Riusciranno a ingerire sino a 5 litri di latte a poppata. Si riuniscono in bande per esplorare la colonia e ogni giorno si fanno più baldanzosi. Le otarie sviluppano il loro apprendimento attraverso i giochi. Cousteau dice agli operatori di usare le gabbie antisqualo perché siano protetti dai possibili attacchi delle madri,
che potrebbero spaventarsi quando al loro ritorno dovranno allattare i piccoli, dopo aver trascorso molti giorni in mare per nutrirsi. I sommozzatori della Calypso iniziano ad osservare il modo in cui questi carnivori reagiscono di fronte all'uomo, che vedono certamente per la prima volta. Con molta calma saranno i subacquei ad avvicinarsi a loro nel loro stesso ambiente. Molto socievoli e giocherellone fra loro, le otarie si manifestano riservate e prudenti con l'uomo. Diversamente dai pesci che si lasciano facilmente conquistare quando una mano amica offre loro da mangiare, le otarie restano diffidenti anche in presenza del cibo. Sono animali molto evoluti. Il loro cervello è più grande di quello di un cane, ma più piccolo di quello di un delfino. Cousteau non può ritardare ancora la partenza per la traversata dell'Atlantico. Prende quindi una repentina decisione. Due maschi di otarie, dell'età di un anno, saranno catturati ed imbarcati sulla Calypso. Obiettivo: osservare il modo nel quale si può sviluppare l'affetto e l'attaccamento tra l'uomo e i mammiferi marini, addomesticati sinora solo nei circhi, ma mai nel loro elemento naturale, il mare. L'intrusione di uomini fra le otarie da pelliccia equivale ad una minaccia di morte. Così, nonostante tutte le nostre buone intenzioni, seminiamo terrore. L'equipaggio della Calypso chiama la prima otaria catturata Pepito e la seconda Cristobal. Ma nello spavento dei loro primi attimi di cattività, le otarie non sono che una massa di muscoli che si dibatte e i loro denti sono affilati come aghi. Fais attention, ne laisse pas partir maintenant. È l'inizio dell'inatteso viaggio di Pepito e Cristobal. Essi non hanno alcuna idea di ciò che gli accadrà e non sembrano per niente contenti di lasciare la loro isola. Si sostiene che quando i cacciatori neri d'Africa e gli indiani d'America erano tratti in schiavitù, certi di non poter scappare, si disinteressavano della vita, si coricavano e si lasciavano morire. Anche le otarie sono cacciatori nomadi, devono cacciare per vivere ed essere libere per cacciare. Mentre l'imbarcazione si avvicina e Pepito e Cristobal vengono issati a bordo, ci viene il dubbio di essere in errore. Non è affatto certo che un mammifero marino possa vivere amichevolmente con l'uomo come un cane o un cavallo.
Anche Pepito e Cristobal sono preoccupati. Dopo aver rivolto un silenzioso addio ai giovani compagni che si trastullano liberamente tra i flutti, lasciano il loro rifugio in queste acque agitate, in prossimità del capo della tempesta. Siamo a 2 giorni dal capo, sulla rotta delle Grenadine, nei Caraibi. Pepito e Cristobal si sono messi tranquilli, ma prima di iniziare l'addestramento è necessario procurare loro migliori condizioni di vita. Le otarie da pelliccia trascorrono più dei 2/3 della loro vita in mare. Il caldo troppo forte può ucciderle. Per cui pensiamo di costruire per loro una piccola piscina con ricambio di acqua di mare. Dovremo anche installare una telecamera che le inquadri automaticamente, in modo che l'uomo di guardia possa vegliare dalla plancia su Pepito e Cristobal, che sballottati dal rollio potrebbero restare impigliati nelle reti. Zoom, come sempre, è il primo a dare ufficialmente il benvenuto a bordo. Cristobal non contraccambia e Zoom, mogio mogio, va ad affilarsi le unghie in vista della nuova situazione. All'inizio prudenti, Pepito e Cristobal entrano finalmente nella piscina, come nelle pozze d'acqua dove si bagnavano da piccoli, nell'isola delle foche. Michel Bernard, con grande ingegnosità, ha costruito un'armatura di cuoio per proteggersi dagli imprevedibili attacchi di Pepito e Cristobal. Le loro mascelle hanno la stessa potenza di quelle di un giovane orso. La sicurezza degli uomini è la cosa più importante. Così, quando per la prima volta Pepito e Cristobal si trovano nel recinto di addestramento, assistiamo a una scena non molto dignitosa. Il cibo è probabilmente il primo e più naturale legame possibile tra l'uomo e l'animale. L'addestramento di Pepito e Cristobal ha quindi inizio con l'offerta di pesce. Grazie alla loro riserva di grasso, le foche, le otarie, che gli americani chiamano leoni di mare, e i trichechi, possono restare 2 settimane senza mangiare, quando non hanno possibilità di trovare nutrimento. Ma quando il cibo è abbondante e regolare, una otaria adulta può ingerire giornalmente una media da 7 a 10 kg di crostacei, pesci e calamari. Pepito e Cristobal sono giovani adulti. Li misureremo e li peseremo spesso, come fanno i genitori, per seguire la loro eventuale crescita e soprattutto il loro stato di salute. Fin dall'inizio ci siamo accorti che Pepito e Cristobal avevano 2 caratteri molto diversi. Pepito rispondeva agli approcci e alle confidenze con una grande e naturale gentilezza e anche con momenti teneri. Invece Cristobal, probabilmente un po' più grande di Pepito e quindi più abituato di lui alla libertà, rimaneva sempre diffidente. A dispetto del suo temperamento, eravamo decisi a ricoprirlo di attenzioni. Ma per il momento Cristobal metteva alla prova le nostre buone intenzioni, mordendo il cuoio della protezione di Michel Bernard.
A bordo della Calypso, in generale, non ci piace pescare. A causa di Pepito e Cristobal siamo obbligati a farlo. Essi hanno bisogno di pesce fresco. Usando dei proiettori che attirano soprattutto sardine e acciughe, peschiamo in un attimo 10 kg di pesce, quanto è necessario ogni giorno per nutrire Pepito e Cristobal. Da un momento all'altro, pesci volanti, simili a strane farfalle acquatiche, attirate dalla luce, calcolano male il loro volo e atterrano sul ponte, fornendo un antipasto insperato ai nostri ospiti. Il 26 marzo abbiamo superato l'isola di Ascension, circa a metà della nostra traversata dell'Atlantico. Pepito si è integrato alla vita della Calypso con una sorprendente rapidità. Cristobal rimane più riservato, ma intelligente com'è, fa il possibile per adattarsi alle nostre strane abitudini. Ci siamo sforzati di trattare in modo imparziale il nostro cane e le nostre otarie. Ma siamo molto contenti che Zoom abbia deciso di mettere da parte la sua fierezza e di accettare la presenza dei nostri nuovi amici. Man mano che passano i giorni, ci rendiamo conto che la fiducia e l'amicizia di Pepito per gli uomini della Calypso divengono sempre più grandi. Il nostro ospite sembra divertito da questo classico scherzo. Calamari e polpi, anche surgelati, sono un boccone prelibato per le otarie. E la tavoletta di vitamine è ingoiata senza storie. Il comandante Cousteau ha un altro motivo nel decidere per Pepito e Cristobal una dieta a base di calamari. È un nutrimento facile da tagliare e da trasportare nei contenitori attaccati alla cintura dei sommozzatori, che consentiranno a Falcò e a Col di dar da mangiare alle otarie in mare. Per addomesticare Pepito e Cristobal, la successiva tappa consiste nel fare in modo che essi stabiliscano un'associazione tra i recipienti dei calamari e i sommozzatori equipaggiati per l'immersione. Saranno Falcò e Cole ad avere la responsabilità della fase critica di questo esperimento, l'addestramento in mare di un mammifero marino. Quando la Calypso si avvicina ai Caraibi, Falcò e Cole trascorrono ore interminabili in modo che Pepito e Cristobal familiarizzino con le attrezzature e i guinzagli previsti per l'addestramento in mare. Il comandante Cousteau spera che finalmente Falcò, Cole, Pepito e Cristobal, durante le evoluzioni in acqua, siano legati solo dalla fiducia e dall'affetto. Trentadue giorni e quattro ore dopo la nostra partenza dal capo, gettiamo l'ancora a Tobago Cays, nei Caraibi, fra le isole Grenadine. In queste acque chiare, alimentate dalla corrente del Golfo, speriamo di poter verificare che la nostra iniziale decisione è positiva. Abbiamo fatto il possibile per diventare amici di Pepito e Cristobal. Adesso è il loro turno.
Il 12 aprile è un giorno importante per Pepito e Cristobal. Si trovano per la prima volta sulla terraferma dopo 36 giorni dalla cattura, quando giocavano sulle rocce scivolose della loro isola natale. Bisogna che familiarizzino con un nuovo contesto di vita, i Caraibi. Fino ad ora sono stati sull'imbarcazione una sola volta. Allora erano povere creature spaventate, prigioniere delle reti, non abituate né alla voce dell'uomo né al suo odore né al suo equipaggiamento. In poco più di un mese tutti i loro timori si sono dissipati. Falco si occuperà di Cristobal e Col di Pepito. Non siamo sicuri che Cristobal sia davvero pronto per questa esperienza, ma staremo a vedere. Avvicinandosi al fiume, Cristobal e Pepito reagiscono vivacemente. Cole tranquillizza Pepito, mentre l'agitazione di Cristobal è più difficile da calmare. Quando l'imbarcazione scivola dolcemente sulla sabbia della spiaggia, Cristobal non può resistere al suo istinto e al richiamo del mare. Una rete è il solo mezzo per tenere sotto controllo un'otaria decisa a scappare. Si è costretti ad usare questo sistema perché se Cristobal si liberasse adesso, con l'ingombro dell'imbracatura e del guinzaglio, a migliaia di chilometri dalla sua isola natale, non avrebbe alcuna possibilità di sopravvivere. È più prudente quindi che Cristobal ritorni sulla Calypso. Quando Cristobal era stato riportato a bordo, avevo la sensazione, la convinzione, che non avesse realmente tentato di lasciarci, ma che fosse stato sovreccitato dalla vicinanza del suo elemento naturale, l'acqua. Cristobal potrà ben presto approfittare dell'acqua, ma per la sua stessa sicurezza chiuderemo la piccola baia rocciosa con delle reti. Il 16 aprile il recinto delimitato dalle reti è terminato. Falco e Cole sono pronti ad iniziare l'addestramento in mare delle due otarie. Pepito è calmo. Cristobal, dal canto suo, sembra rassicurato dal fatto che Falco è ora in grado di comprendere le sue reazioni. Osservando Pepito e Cristobal insieme ai sommozzatori, mi chiedevo se non esigessimo troppo dai nostri amici, questi simpatici animali dalla testa d'orso. Finora l'uomo aveva sfruttato in modo grossolano questi sfortunati animali per mostrarli nei circhi o per scopi militari.
Ma adesso, per la prima volta forse, speriamo che Pepito e Cristobal siano più a loro agio, sentendosi sicuri nel loro ambiente, il mare. Falco e Cristobal entrano in acqua per primi. Falco prevedeva che Cristobal si allontanasse nel mare, ma la pazienza ripaga le sue fatiche, perché Cristobal decide di restare vicino a lui. Col lo segue insieme a Pepito. Con nostra grande sorpresa, Pepito fa il giro del recinto. Dopo diversi giorni di addestramento con il guinzaglio e l'imbracatura, dico a Falco e a Col di liberare Pepito e Cristobal dai loro guinzagli. Ero convinto che avrebbero continuato a sentire la loro protezione e che questa sensazione li avrebbe fatti restare vicino ai loro compagni, in modo che non avrebbero superato il recinto. Questa esperienza di semilibertà è un successo. Come Zoom, i suoi cugini palmati stanno per dividere con gli uomini della Calypso una libertà senza condizione. L'esperimento viene ripetuto per molti giorni prima che il comandante Cousteau si decida ad affrontare la successiva fase dell'addestramento. Il suo successo si baserà soprattutto sulla fiducia. L'importante è sapere se i subacquei e le otarie hanno stabilito tra di loro lo stesso tipo di rapporto che esiste da lungo tempo tra l'uomo e il cane. Il 1° maggio Falco e Cole rinunciano deliberatamente all'imbarcazione che li attende e con succulenti bocconi di calamari invitano Pepito e Cristobal a lasciare la Calypso e a seguirli in mare. Soltanto i palloni attaccati al loro guinzaglio potranno aiutare i subacquei a ritrovare le otarie. Questa azzardata iniziativa riesce. Le otarie decidono di restare a fianco dei loro compagni. Nuotano insieme verso la recinzione per dedicarsi ai loro giochi quotidiani nel parco privato del mondo sottomarino. Ho intuito che il nostro programma di addestramento stava per essere coronato dal successo il giorno in cui Col e Pepito, Falco e Cristobal avevano nuotato senza incidenti dalla Calypso sino alla recinzione. Sapevo che si avvicinava l'ultima prova di fiducia, il momento in cui gli uomini e i mammiferi marini sarebbero stati inseparabili anche se totalmente liberi in mare.
Il mattino del 3 maggio, le reti che delimitano il recinto sono riportate a bordo della Calypso. Si domanda ai subacquei di verificare bene il loro equipaggiamento e Cousteau discute con il responsabile delle riprese, Michel Deloire, delle tecniche a rallenti e della collocazione delle cineprese sott'acqua. Per Pepito e Cristobal è un mattino come un altro. Il mattino rappresenta per loro una passeggiata con i loro amici e il primo pasto della giornata. Le otarie non sanno ancora che oggi nuoteranno senza imbracatura e senza guinzaglio e che il loro piccolo parco privato diventerà mare aperto. I preparativi sono ben presto terminati. Le reti sono state ritirate, il posto di guardia a bordo e le imbarcazioni sono pronte. Ormai non è più possibile fare marcia indietro. Lo stato d'animo degli uomini della Calypso va dall'inquietudine alla speranza. Pepito parte per primo, seguito da Cole. Falco e Cristobal si muovono insieme. Pepito e Cristobal tornano alla superficie quasi immediatamente, come se volessero orientarsi, con lo stesso comportamento delle otarie del capo, quando in libertà si dirigono verso il mare aperto. I loro amici, Falco e Cole, non possono che attendere e sperare. Ed eccole che ritornano per giocare nel loro paradiso subacqueo. È il momento più bello di questa amicizia. I nostri sommozzatori restano ammirati per la grazia con la quale le otarie si servono per muoversi dei loro arti anteriori piuttosto che della loro coda. Più che nuotare, sembra che volino.
Pepito e Colfax Tobal tornati a bordo da Calisso. Gli scrupi che ha avuto alle foglie sono finte di pace. Mi ero reso a quel punto presente uomo ufficia, non si caperesse necessariamente morte. Prova, era nato che uomo in materia mani vanno a vivere insieme in leale e affettuosa amicizia, sempre l'uomo volesse. Nel settimane nei giorni sivi alla fine dell'allenamento di Pepito e Cristobal, era a volte difficile distinguere il gioco dal lavoro, poiché per le otarie tutte le incursioni in mare erano motivo di divertimento. Ma gli uomini avevano il loro programma di lavoro da svolgere. Certo, la superiorità dei mammiferi marini era schiacciante. Le otarie sono dei meravigliosi subacquei in apnea, capaci di restare anche 10 minuti in profondità, superando i 100 metri, e contrariamente agli uomini, non corrono il rischio di incidenti di decompressione. Le otarie, durante i loro giochi, possono numerose volte fare avanti e indietro dalla superficie al fondo. Lo scivolo che serve ai sommozzatori per entrare in acqua è il divertimento favorito di Pepito e Cristobal. Ed anche gli uomini ne approfittano. Gli arti anteriori delle otarie rivolti in avanti sono molto più sviluppati di quelli delle foche e consentono loro di arrampicarsi sulla scaletta e di saltellare sul ponte. Pepito e Cristobal si sono completamente integrati nella vita di bordo. Prendiamo l'abitudine di immergerci con loro per lunghe esplorazioni subacquee, un po' come chi conduce i propri cani a fare una passeggiata nei boschi. Queste immersioni, che affiancano l'uomo ad un'otaria, si susseguono senza problemi per parecchie settimane. Poi un giorno scopriamo i cannoni di un vecchio galeone. Falco e Cole, presi dal loro improvviso ritrovamento, non si rendono subito conto che Cristobal aveva ceduto infine al richiamo della libertà. Per primo, il capitano Maritano avverte che stava accadendo qualcosa di anormale. Cristobal era riemerso più lontano del solito, ad una certa distanza dalle bolle dei sub, e stava nuotando rapidamente nella direzione opposta alla Calypso. I Caraibi, dove l'uomo ha da molto tempo sterminato le foche monache, non sono certo il luogo ideale per un'otaria da pelliccia che vuole seguire il suo istinto nomade. Marcel Fauchery fu il primo ad individuare il fuggiasco, ma nel momento in cui Cole stava per andarlo a cercare, portando pezzi di calamari come esca,
Cristobal, che conosceva perfettamente le reti, era già lontano. Le otarie da pelliccia possono nuotare a più di 25 km all'ora. Possono restare sott'acqua a più di 10 minuti e si pensa che possano forse immergersi fino a 400 metri di profondità. Riescono a restare in mare quasi senza limiti e anche a dormire, letteralmente cullati dalle onde. C'è poca speranza di ritrovare Cristobal. Nei giorni successivi alla sua sparizione, la Calypso prosegue le sue ricerche. Ma le scorte dei viveri e dell'acqua si esauriscono e il comandante Cousteau è obbligato a malincuore a guadagnare Porto Rico, distante 300 chilometri. Pepito vaga disperatamente sul ponte alla ricerca del suo migliore e più vecchio amico. Non si è ancora del tutto reso conto che Cristobal se n'è andato. Non capisce perché gli uomini siano ora così calmi, perché non vi siano più i bagni mattutini e perché la sua isola galleggiante sia di nuovo in movimento. Né gli uomini né Zoom possono spiegarglielo. E così, di tanto in tanto, Pepito va a trovare il suo amico Cole per farsi consolare. Con l'arrivo della Calypso a San Juan, il comandante Cousteau viene a sapere quasi subito che qualche giorno addietro un pescatore era rimasto molto sorpreso nel catturare una foca. Una foca stranamente amichevole che in un baleno aveva mangiato i 20 kg di pesce da lui pescati. Per colmare questo deficit, il pescatore aveva cercato un espediente. Alle domande di Raymond Cole, rispose che l'aveva venduta. Riusciamo a trovare la famiglia che per fare un regalo al figlio aveva comprato Cristobal all'inizio scambiato per un cane. And you wanted to make a surprise home by buying the animal, or? No, I just buy it, and after that I called them by phone that I have a surprise for them. And when they came down, they saw the seal. I thought it was a dog. You thought it was a dog? With such flippers? A head, you mean? Yeah. Per la prima volta, nel corso del suo imprevisto viaggio, Cristobal è comodamente trasportato in macchina dalla periferia di San Juan fino alla Calypso. Si era sparsa la voce che stava per ritornare a casa e fu improvvisata una grande festa per il suo ritrovamento. Raymond, il cuoco della Calypso, decide di preparare calamari alla provenzale, che, se non si trovano nel menù di Chez Maxime, per le otarie golose, è un piatto irresistibile. Pepito e Cristobal si sono ritrovati. Arrivati gli invitati d'onore, il banchetto comincia. Cristobal, viens vite, viens vite. No, Viens, mon petit. 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 Viens, mon petit.
Terminé. Salut, hein. Terminé. Attention, allez, 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 partez. Partez, allez, partez. On s'en va. Au revoir, Pepito. Au revoir. È arrivato il momento di riportare i giovani Pepito e Cristobale in una colonia di otarie tra i flutti battuti dal vento. La cresceranno, diventeranno maschi vigorosi e tenteranno di essere i dominatori della spiaggia. Ma sceglieranno di lasciarci? Ho cercato la risposta nelle parole di Kipling. Non nuotare prima dei 6 mesi, altrimenti la tua testa sarà mandata a fondo dai tuoi talloni. I monsoni estivi, gli squali e le orche sono una minaccia per i cuccioli di foca. Non c'è niente di peggio. Ma sguazza e diventa forte. Così avrai sempre la meglio, libero fanciullo del mare aperto.